Buongiorno a tutti, sono la dottoressa Fabrizio Yolanda e lavoro qui al CUFRAD. Oggi siamo qui con la signora Satereni per ascoltare la testimonianza di vita che con piacere ha deciso di condividere con noi e con tutti voi. La signora Satereni è qui in comunità da circa 9 mesi. Buongiorno, signora Satereni. Buongiorno signora. Buongiorno. Allora, signora Satereni, vogliamo ascoltare un po' della sua storia di vita, partendo magari dalla sua infanzia e facendo tutto un excursus fino ad oggi. Per cominciare, la mia infanzia non è tanto facile per dire. Vivevo con i miei genitori nel mio paese, Suo paese era in in Nigeria. Nigeria. Stato stesso momento ho conosciuto mio primo marito. Intanto, lei mi ha già detto che viene da una famiglia molto numerosa. Se ci vuole raccontare qualcosa della sua famiglia, dei suoi fratelli, dei suoi genitori. Siamo 11 famiglie, siamo divisi come funghi, ognuno da sua destinazione. Sono piccolo che è rimasto al paese con noi. Il tempo quando sono paese c'è già due che gli è partito per estero. Sono sempre con i miei genitori, aiuta mia mamma a fare il suo Com'era lei da lavoro. bambina? Che cosa faceva? I suoi genitori che cosa facevano? I miei genitori vendono la roba in mercato e io aiuto loro andare a vendere, eccetera, diversi roba, ma da mangiare. Metti le cestine grosse, metti ogni pezzo sopra e vai a vendere a mercato. Quindi lei fin da bambina ha lavorato per aiutare la Sì, sua sì, sì, famiglia. sì. Sono andato a scuola solo fino alla media, non ho più andato a scuola. Quindi avevate molte difficoltà Difficoltà, economiche in sì. famiglia e tutti voi figli dovevate lavorare per. Purtroppo sono l'unica che stavo con loro, mi faccio di qua e di là, un po' praticamente con mio madre, ma un pochino con mio padre. Lei andava d'accordo con i suoi genitori? Molto d'accordo con mia mamma, ma con mio padre ha poco da fidare, che mi dà i bastoni su testa. La picchiava suo padre? No, vuoi dire esco su parola come dare un bastone sulla testa? Ah, era molto Sì, severo comunque. vero. Con mia mamma tanto fiducia. Poi che cosa è successo? Quindi lei ha continuato a lavorare per gran parte della sua Sì, infanzia. ho continuato il lavoro finché non ho sentito da uno che ha detto mio zio porta i ragazzi in Italia qua per lavorare. Allora ho provato anche io per venire qua, lasciato i miei genitori per venire a lavorare qua. Invece non è come hanno detto, è così, mi sono trovato Quindi lei ha provato a a chiedere di provare. venire in Italia Sì. perché le condizioni in Nigeria erano comunque difficili Difficile. Per guadagnare più soldi, da poter mandare praticamente. alla sua Sì, sì, famiglia. Che sì. cosa è successo quando è arrivato in Italia? Com'è stato arrivare in un paese straniero con tutte le difficoltà che ci sono state? Prima cosa mi ha lasciato a Napoli, dove, a casa dove c'è un'altra donna che lavora, che loro mi insegnano che lavoro devi fare, e lì è andato via, sto con queste donne. Che tipo di lavoro le hanno proposto di fare quando è arrivata qui in Italia? E mi ha detto di lavorare sulla strada, che Sulla strada. si guadagna soldi, e era un po' difficile per me. Non ce Lei la ha faccio. accettato o non ha accettato questa proposta? All'inizio non mi ha detto così, mi ha detto quando arriva lì vedi come devi lavorare. Io pensavo che magari lavoravo da un'altra parte, casa, Quindi lei è qualcosa. arrivata con la speranza di Arrivata, fare un sì, lavoro diverso, arrivato poi si è lì. trovata qui e le hanno proposto invece quel tipo di Di lavoro. tipo di lavoro che devi fare, se uno mi ferma, mi chiedi quanto vuoi, io non capisco.
italiana bene, quelle più di origine, anche napoletana. Chiedi per che cosa? Per amore, scusa parola. Poi vedi che non ce la faccio, e poi un giorno devo cercare un altro paese, anche se non conosco nessuno. Quindi lei è finita a lavorare sulla strada, ma sì, si è rifiutata di fare questo lavoro. L'ho rifiutata. E quindi come ha cercato di mantenersi in alternativa? Perché vado da una signora che ti chiamo Gaetano, sì, mi ricordo sempre. C'è uno che massa gallino e spostare ogni supermercato. Ha iniziato a lavorare con lui in un supermercato? No, lui lavora al supermercato, massa gallino, metti dentro casse e spedisci ogni supermercato, non lo so. Allora, lì che ho imparato a mangiare la zoppa di gallina, perché non sono i nostri metri, allora mi raccoglie quelli e porto a casa a cucinare. E comincio un po' con loro, mi dai poco soldi da vivere. Però ha iniziato a fare qualcosa. Qualche volta mi dici di scegli questa, tra questa, scegli a parte, così loro prendi a pulire. Mi diceva comunque che la vita a Napoli era molto difficile, era ugualmente, molto difficile, sì, per sì, la mancanza di soldi. Poi proprio la zona che noi stavamo lì, che si massa uno dopo l'altro, noi abbiamo avuto paura, possiamo dividere. E quindi ha deciso di trasferirsi. Dove si è trasferita e che cosa è successo poi? Un giorno ho chiuso gli occhi perché mi hanno fatto imparare la mappa d'Italia, dove ogni paese. Allora ho chiuso gli occhi, ho messo la dita sopra contro il petto, era Torino. Quindi casualmente ha deciso di venire in Piemonte. Piemonte. Allora prova, magari, chissà. Dove Torino non conosci, non è la stazione, ci vorrà Torino. Mi ha detto quanto costa, tutto. E così ho finito a Torino. Per cercare mio cugino, perché anche qui più di sai che c'è una mia cugina che sta. Quindi lei aveva comunque un parente qui a Torino da poter cercare. Arrivato a Torino, sono alla stazione, ho dato l'indirizzo che mi hanno dato. Chiedo due o tre persone, lì mi dicono come devi trovare. E abbiamo arrivato quell'indirizzo lì, non c'è nessuno come quella. Mi hanno detto che non c'è lì più, e dove c'è nessuno sa. Quindi, se ho capito bene, lei cercava questo cugino, ma l'indirizzo non corrispondeva. Non corrispondeva. Okay. E poi mi sono tornato alla stazione, lì stavo lì, ora, mangiare panini. E che cosa è successo? Dio, che buono, mi ha mandato qualcuno che mi ha detto, sai le macchine. E poi proprio ho avuto paura. E ho vivo molto, salvo, tanto dove dovevi andare. Ha conosciuto quindi quest'uomo, casualmente, che sarà il mio marito. Che l'ha aiutato e che poi è diventato suo marito. Sì, sì, sì. E da lì mi ha portato a casa sua. E com'è stato questo periodo di matrimonio? Com'è? Sì, sì, sono contenta. Era bello un po'. Intanto perché aveva superato le sue difficoltà con la lingua, aveva una sistemazione stabile. Sì. Okay. Mi ha fatto imparare Piemonte. Con un po' di italiano che sai, mischia tutto insieme per imparare la lingua. Piano piano comunque si è adattata. Sì. Purtroppo. Dopo qualche anno che cosa è successo? Purtroppo. Lei è rimasta incinta, mi diceva. Sì, sì, è rimasta incinta, poi alla fine ho saputo che lui ha il tumore. Mentre lei aspettava la bambina, ha scoperto che suo marito aveva un tumore. Sì, sì, sì. E poi cerca di capire che cosa vuol dire tumore, perché non so. Tutto mi dice tumore, 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 ma parla inglese, nessuno poi riesce a spiegarmi in inglese. Va bene, ho dovuto tenere questo, ma se poi guarisci, tutto dice sì, sì, amici, sì, si può guarisci. Okay. E va avanti piano piano di notte, noi non dormiamo.
si aggravava, quindi nonostante i medici dicevano che poteva guarire. Nel frattempo lei portava avanti la sua gravidanza, quindi immagino anche che non sia stato semplice. Da una parte la gioia della gravidanza e dall'altra la paura della morte. Una gioia immensa, grande, ma lo stesso momento ho avuto la dolore che non si può immaginare. Nello stesso momento? Nello stesso momento. È come prendi o lascia, non lo so. Sono messo in mezzo, non lo so cosa decidere. Se mio marito che sta per morire, non lo so. Io appena per comprare, sto ancora incinta. Guarda che caso, io ho comprato oggi e 2 giorni dopo è mancato lui. La mia vita è rimasta. Quindi grande gioia della nascita della bambina, poi, subito dopo grande dolore per la morte di suo marito. Immagino che lei abbia avuto tante paure anche rispetto al futuro, oltre al dolore. Sì. Come ha gestito la morte di suo marito e la nascita di sua figlia contemporaneamente? E poi la stupidaggine che ho fatto, che mi sono attaccato al vino. Quindi lì è iniziato il problema di dipendenza. Per togliermi tutto, rabbia, crisi, chiama come vuoi, perché era giù, non lo so come spiega. Mi ha messo a bere. E c'è il mio bambino lì che sta allattato. Mi hanno chiamato un'infermiera a casa. E ho detto, signora, tu non puoi allattare il bambino adesso? Prima tu sei agitato. Perché lei beveva e quindi non poteva allattare la bambina. E secondo sta bevendo. Quella più importante è che agitazione non va bene per bambina. Lì mi ha scritto povero, latte povero per lei, non più allattare. Insomma, come un mondo mi è crollato addosso. Non so cosa faccio, dove vado, dove non vado. Non capisco, cavolo. Meno male era che un periodo proprio buio. Proprio buio per me, non so cosa faccio. Quindi ha continuato, so che è molto difficile quello che ci sta raccontando. Come è andata avanti poi? Per quanto tempo lei poi ha continuato a bere e non è riuscita, insomma, a fermarsi? Un pochino, per poi successo. Sono continuato a bere, lo stesso guarda mio figlio, siamo solo noi in due a casa. Un giorno mi sono sentito male. Ho chiamato madrina di mio figlio di venire a prendere che io vado in ospitale. Una vicina di casa? Una vicina di casa, sarebbe la madrina di mio figlio. Per controllarla mentre lei andava in ospedale? Sì, per controllarla. Arrivo in ospedale, mi hanno controllato e signora ha avuto fortuna per venire subito da noi. Perché? Perché è da operata. Ecco, subito mi hanno operato, come si chiama? L'urgenza al fegato, pancreatite si chiamano, non so, ricordi. Mi hanno operato ad urgenza, lì era preoccupato che io non torno. Ma con l'anestesia che mi ha fatto dormire, che non ricordava più niente. Un giorno dopo, quando mi sono svegliato, mi hanno bandato tutto il mio pancia. Che è successo, signora? Sei fortunata, è stato operato. Oh, mia bambina, mi ho ricordato subito che ho lasciato mia bambina con Maria. Quindi l'avevano operata d'urgenza, sì, sua figlia era rimasta con la madrina. La madrina. Ed era rimasta per qualche giorno con la madrina, perché lei era rimasta ricoverata. Sì. Subito questo telefono ho chiamato. Maria, sono io, scusami. Dove sei Stella? Sono stato fermato in ospedale. Sono stato operato. Sì, che cosa? E che cosa era successo a sua figlia? L'ho rimasta con lei per un po', 3 giorni massimo, quella periodo. Stai in ospedale, ti lascio andare via. Torno a casa, fammi baciare mio figlio. Dove mio figlio? Lei è andato a chiamare l'assistenza sociale e ha dato mio figlio, l'assistenza sociale quella, per non dire brutta parola. Ha dato mio figlio e l'assistenza sociale.
perché lei non è capace di guardare i bambini. Quindi le avevano portato via anche la bambina? Sì, è via da un'altra famiglia. Lei come si è sentita in questo interiore? Si immagina tu. Se ce lo volete scrivere. È come tutta parte di me, a parte di operazioni che ho fatto. E poi arrivare a casa per braccio mio figlio, che ho saputo che hanno portato via un'altra persona. Cosa devi sentirmi? Mi senti da morire. Voi, io ho costruito, le voglio vedere dove è mio figlio. Se vuoi o no, se non vuoi, ti faccio vedere come fai a vedere, perché io sono una persona dura. Quando lo tocchi, lo tocchi. Quando non tocchi, ringrazio il Signore. Allora ti dato colla. Portami lì. L'avevano data in affidamento? Sì, giusto? Sì, sì. E lei ha chiamato questa, la stessa storia, hanno parlato, non vuoi sentire? E allora mi ha detto, tu stai qua, se porta lì, e se loro mi porta lì, io fai guai con loro, con la famiglia. Tu stai qua fra un'ora, noi torno con il tuo bambino. Ho aspettato, aspettato, alla fine hanno portato il mio bambino. Così abbiamo andato avanti per un po'. Lei ha continuato a bere a seguito di questa cosa? No, per un po' non ha più bevuto. Non ha più bevuto? Poi? È solo andato a una festa. Mi hanno dato quella bianco, birra da bianco, grappa. Mi hanno dato un bicchiere piccolo da bere la festa. Allora mi sono sentito di nuovo. Male? Male, non lo so che non va bene per me. Anche per uccidere ho mangiato tanto di quella peccante. E quindi si è sentita nuovamente male? Male. E quella volta ho dovuto chiamare Silvia, dove sta mio figlio adesso. Gente, tu per favore, devi guardare bene mio fegato, guarda cosa ho mangiato, guarda cosa ho bevuto. Mi ha detto, brava Stella, non ha detto non devi fare questa. È lì che mi hanno portato in ospedale nuovamente e portarmi qua e poi ha deciso di stare qua, di bere, sì. Che cosa ci può dire del suo percorso qui in comunità? Ormai sono quasi 9 mesi che è qui in comunità. Mi ha fatto imparare tante cose. Che cosa le è servito di più? Che cosa le ha fatto capire di se stessa, delle sue problematiche, della sua dipendenza? Di me stessa, anche di mia figlia, normalmente. Ma di me stessa, che non bisogna esagerare una cosa che tu lo sai che non va bene per te. Come fumare, drogare, tutto è uguale, bere, tutto è uguale. E le cose che rovinano tutti piano piano, che mangiano tutti piano piano. Purtroppo, noi sono già abituato a fumare, a bere. Per me, io ho già cancellato quella bere perché mi ha rovinato, ho visto Dio. Altre cose non so cosa posso dire. Perché se no per Dio, non lo so che io sto qua. Ha riscoperto la fede, quindi ci sta dicendo? Sì. Quello. Io portando di qualsiasi cosa. Se hai la fede, Dio è sempre con te. Sempre con te, qualsiasi situazione, non credi che lui non c'è, c'è, ma ti metti noi in prova. Ho imparato tante cose qua, tante cose. Lei crede di aver superato queste prove? Sì, l'ho superato. Per il futuro ha dei progetti? Per il futuro, prima mio figlio, stai lì, guardare lì, fai prima comunione. È coscritto, come si dice. L'anno prossimo io spero che mi lascia andare, poi che di 2 giorni poi preparare su per prima comunione con scritti 19 anni, come si chiama, per lei è contenta, se ce la fai, spero che, se anche sono qua, mi dai solo 2 giorni per andare a casa, perché ho un grosso progetto per quella bambina, ho lasciato quanto è troppo piccolo. Vuole dire qualcosa alle persone che la guarderanno, le persone che possono avere lo stesso problema ma non lo stesso coraggio di chiedere aiuto? E bisogna chiedere aiuto. In questa vita, qualsiasi cosa, uno ha bisogno di chiedere aiuto, se non chiedi come aiuta, come si riesce?
Questa mano ha bisogno di questa mano. Uno solo non ce la fa, con due ce la fa. Perciò uno ha bisogno di qualsiasi cosa, uno ha bisogno di aiuto, di un'altra mano, di un'altra persona. Perché se non credi, nessuno ti aiuta. Stai lì soffrendo da solo. Non bisogna vergognare. Devi tirare fuori quella allegria dentro di te per non soffrire, per non... Qualche volta io mi senti giù, ma subito io apro gli occhi e dico no. Perché? Mi stanno aiutando per mio figlio, mi stanno aiutando per me. Allegria. Un giorno io lo so che io esco da questa carcere. Nessuno è fatto per stare qua sempre, ma dobbiamo recuperare la nostra forza, la nostra intelligenza, il nostro modo di fare, il nostro modo di bere. Ho imparato 5 cose qua, 5, per poter affrontare i tuoi figli. Non puoi uscire e dire che vai da mio figlio così. Tu non lo so che carattere hai oggi. Forse ieri, fino a ieri tu lo so. Oggi è un altro giorno. Guardate che c'è un altro carattere, tu devi preparare. C'è figli che tu dici uno, però dici due, che fai? Bicchia? No. Ula? No. Devi essere lì con l'attenzione. E quello è il mio progetto. Come affrontare mio figlio quando esce? Se mio figlio grida, io non posso bicchiare, non posso toccare, non posso gridare. Hai ragione. Perché la mamma ha fatto la stupidaggine della sua vita. Se lei mi vuole perdonare, mi perdona. Poi la vuoi dire. E la vita continua. Qualsiasi cosa è, se credi in Dio, Dio è sempre lì per te, di dare male giorno e notte. Di dare male. Io sono una persona che crede. Tutte le tentazioni che ho passato, chi mi sta aiutando? Se no Dio, nessuno. Nessuno è venuto a casa mia e dice, stai, prendi questa sorte e ti aiuto. Prendi questa magia e ti aiuto. No, sto camminando ancora con l'aiuto del Signore. E la forza è tutta da Lui. Se ci credi, avere quella benedizione è meglio di qualsiasi cosa. Adesso sto preparato come devi affrontare mio figlio fuori. Grazie. La ringraziamo per la sua preziosissima testimonianza.